Bella ragazzi, sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video vlog. Ragazzi, lo so, siamo su un nuovo vlog, però ieri non mi andava tanto di registrare Minecraft. E quindi oggi, visto che questo video uscirà oggi, non so come farò a farlo uscire entro le 6, però ce la dovrò fare, quindi non lo so. Comunque ragazzi, siamo sull'emoji challenge. Ragazzi, in realtà l'emoji challenge è una cosa che è spolata un bel po' di tempo fa. In realtà questa emoji challenge si doveva fare in due persone, nel quale una delle due imitava un emoji e l'altro doveva indovinarla. Ma in questo caso mi limiterò solamente a usare le 5 emoji, ragazzi, che uso di più su WhatsApp o comunque sui social. Vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 600. Ora vi lascio all'intro, bella. Ragazzi, la prima emoji, quella che uso di più, è quella del burlone. Ovviamente tutti ormai saprete che l'emoji del burlone è quella con la risata tutto così, che è tipo troppo bella. E molti di voi mi avete detto addirittura di farci una maglietta con scritto Keep Calm and Love Burlone. Però adesso non lo so, vedremo in seguito. Se la volete scrivetelo nei commenti. Ragazzi, perché uso tantissimo questa emoji? Questa è l'emoji che più mi rappresenta, perché è un emoji solare, è un emoji che ti mette felicità. E non so, ad ogni risposta magari fai una cosa birichina, tra virgolette, una burlonata, tra virgolette. Tu vuoi mettere quell'emoji lì e ti fa veramente capire la situazione nella chat, e a me piace veramente tantissimo e la uso ovunque, ragazzi. Mi sono addirittura fatto una stampa che è là con un emoji di questa cosa qui, che è bellissima. Poi ho scoperto, ragazzi, che ci sono i peluche del burlone, me ne posso andare via felice. Ragazzi, la seconda emoji che uso tantissimo è quella con il cuore agli occhi, perché è una emoji bellissima, perché ti fa capire la felicità di quel momento, tipo, oddio, sono troppo felice, cuoricioni, tutto felice, non lo so, noi la intendiamo in questa maniera, e non lo so, io la uso molto spesso quando sono felice. Sì, io sono sempre felice nelle chat, ragazzi, non ho un emoji, diciamo, triste che uso, perché boh, sono così e basta. Comunque, quell'emoji lì la uso veramente tantissimo, ma anche in situazioni stupidissime, quando non c'entra niente, io quella la butto dentro lo stesso perché mi piace un botto. La terza emoji, ragazzi, che uso tantissimo anche, è quella così. Perché? Perché tipo in una situazione in cui, non so, è successo qualcosa di imprevisto, o tipo io tante volte sono uno che arriva spesso in ritardo, come anche Marco. Marco, se stai guardando questo video sei sempre in ritardo. Tipo, oh, non mi sono svegliato, oddio! E tipo incomincio a mettere emoji così dappertutto, perché tipo sono ansioso. Quando ho ansia metto quella cosa lì, perché come se non riuscissi, tipo, ragazzi, a finire quella cosa in tempo. Oppure, per esempio, quando andavo a scuola, perché qua anche siamo in tema di scuola, perché voi state iniziando a scuola, non ce la faccio. La uso tipo in delle situazioni, la usavo a dire il vero quando andavo a scuola, tipo la notte, arrivavano alle 2, non avevo finito i compiti. C'era sempre o Marco sveglio, perché anche Marco era sempre sveglio in stesse situazioni, e cominciavo a mettere queste faccine tipo, Marco, non riesco a finire i compiti, come faccio? E boh. La quarta emoji, ragazzi, è appunto quella con gli occhiali, quella fiera, la emoji fiera. Perché, ragazzi, uso questa qui? Nelle situazioni, cioè, oddio, io uso tante emoji, ragazzi, che comunque si assomigliano magari per il significato, però questa qui a me piace veramente tantissimo, perché la metto quando, non so, tipo, mi fanno degli auguri, non so, tipo, tante volte mi capita, grande Marcio, hai raggiunto 1000 like al video, io metto quella faccina lì, oppure la abbino sempre al burlone, perché è il burlone solare, e questa qui è la cosa fiera del mondo, sono contento, ok, ok. Ragazzi, la quinta emoji, ma non la meno importante, è quella del pianto tutto in fondo. Ragazzi, perché uso quella? Perché, ragazzi, quella è l'emoji dell'emozione. Tipo, non so, quando scrivo una cosa, raga, finalmente 25.000 iscritti, e metto quella cosa lì. O tipo, oddio, raga, ho raggiunto in 2 ore 2.000 like, è una cosa... Non è mai successa questa cosa, sia chiaro. Tipo, oddio, la faccina quella lì, non so. Comunque, intendete quello che voglio dire, perché la uso spesso per queste cagate. Comunque, ragazzi, le faccine che uso io sono delle cagate, nel senso, non sono particolari, tipo, quelle con la notte, quelle cose lì. Comunque, a me piace tanto usare queste qui e le uso. Però, ragazzi, vi lascio anche un emoji bonus, che è quella del vecchietto, perché, ragazzi, la uso sempre con Matt, con Capitan Matthew, perché lui mette sempre emoji stupide e io gli rispondo sempre con quella lì, perché è bello, lui è così. Il video giunge al termine, ragazzi, devo taggare 3 persone, taggo Alice, Marco e Charlie, quindi, ragazzi, dovete fare anche voi questa challenge. Ci vediamo al prossimo video, bella!